Carlo? Carlo, sono le 7.23, mia madre arriva alle 7.30 con Robert. Ah, Robert, no. Veloce. Forza. Un attimo. No, un attimo, non c'è tempo, Carlo. Fammi vestire. Vogliamo parlare un attimo di quello che è successo, oppure sì, non lo so. Ne parleremo, però dopo. Però te ne stai. Dai. Ma mi fai prendere le cose a me? Presto, Carlo, dai, forza. Sto dimenticando tutti, le scarpe. Sono qui, le scarpe sono. Ti prego. Tieni, tieni questo. Ma sei tranquilla tu? Ma no, che non sono tranquilla, Carlo. Sarò molto più tranquilla quando tu te ne sarai andato, va bene? Ciao. Questo è tuo. Ah! Poi. Ma che hai fatto? Niente, tutto a posto. Ma cosa posto. Niente? Fatto, ma guarda come sei ridotto. Fatto a botte ieri, ma non è grave. Ma con chi? Con Giovanni. Con Giovanni? Ma che è successo? Perché? Perché? Chiedi a tua cugina. Sì, pazziti. Ma niente, che poi stavamo al pronto soccorso e tua cugina ci ha detto no, perché io ho capito che non viviamo più. Capito? E sei andata. Senti, al di là di tutto questo, tu adesso vai a casa, ti fai una doccia, ti riposi, no. Ti riprendi un attimo. No, io voglio puzzare, non voglio dormire, sto iperattivo, Fede, è tutta la notte che cammino. Io non voglio dormire perché se mi addormento non penso, e invece devo pensare, così capisco. Sì, ma non mi sembra ci sia molto da capire. Vabbè, senti, però ti fai uno di questi giorni, ci vediamo, parliamo un po', io sto impazzendo. Guarda, davvero... Cioè, l'apprezzo che tu me l'abbia detto, però il problema è che io lunedì ho l'orario di maturità. Devo studiare, lo sai, non... Perfetto. Studiamo insieme. Ti aiuto a ripassare. Ti aiuto a ripassare. Ma chi mi aiuta a ripassare? Ah, sì, ti aiuto a ripassare. Poi, al limite, se mi viene un momento di crisi, mi sfogo un attimo e poi basta, e poi ricominciamo. Giuro. Faccio il bravo. Che bello che mi accompagni tu stamattina. E vengo anche a prenderti. Così siamo insieme tutto il pomeriggio. Sì. Giulia! Aspetta. Giulia! Sì? Ciao papà. Ciao. Arrivo. Dimmi. Tu te lo ricordi che domani dobbiamo incontrare l'assistente sociale per Dimitri? Sì, certo, me lo ricordo. Beh, cosa vuoi fare? Non lo so. In realtà ci ho pensato. Da una parte... Sì, mi sembra una follia andare avanti con le pratiche. Però dall'altra parte mi chiedo perché dovremmo tradire la fiducia di questo bambino. Cioè, viene qui e poi cosa fa? Rimane con me, con te? Cosa fa? Non lo so. Ragioniamoci insieme. No, beh, io ho già un'idea ed è che domani andiamo dall'assistente e gli diciamo come stanno le cose. E come stanno le cose? Che non c'è più una famiglia, Giulia. Come stanno? Finché sei qui può succedere, vivimi senza più paure, tanto qui, finché tu sei qui, che tu sei la vita che succedere, vivimi senza